La seduta solenne del Consiglio regionale per il giorno della memoria quest'anno ha assunto un valore particolare perché si è svolta pochi giorni dopo il grave fatto di Venturina che ha coinvolto alcuni adolescenti di cui abbiamo parlato tantissimo anche nei nostri telegiornali. Per lo storico l'antisemitismo è un po' come una pandemia. E poi viene presentato il libro sui giusti della Toscana, scritto da Alfredo De Girolamo, e l'ennesima testimonianza che la nostra storia è fatta anche di tante pagine belle di coraggio e abnegazione. Il Consiglio regionale investe sui giovani e sull'associazionismo con una propria dotazione di 2 milioni in tanti campi diversi, sostiene attività e iniziative di vario genere, risorse anche a bande e cori musicali. C'è la richiesta di fallimento per le Terme di Montecatini e la Regione Toscana, insieme alle altre istituzioni locali, punta ora al concordato. L'importante è salvare questo patrimonio e poi valorizzarlo. Tutto questo avviene mentre il presidente del Consiglio regionale Mazzeo, quello della Giunta Giani e il portavoce dell'opposizione Landi sono stati impegnati a Roma per l'elezione del Presidente della Repubblica. Tutti i gruppi politici al nostro microfono condannano fermamente i fatti accaduti nel Livornese e tutti sono concordi nel ribadire che è importante studiare quello che avvenne, perché avvenne, come si svolsero i fatti, insomma attraverso anche le testimonianze, ricostruire quelle vicende. A Firenze partecipa e interviene alla seduta lo storico Michele Sarfatti, che spiega le ragioni della discriminazione degli ebrei italiani sancita dalle leggi razziali, peraltro firmate dal re proprio in Toscana, a San Rossore. È stata una vicenda che ha travolto l'intero continente, con alcune limitate eccezioni, e che ha avuto qualche cosa di, in fondo di abbastanza simile alle epidemie, a quelle di colera o a quella del Covid attuale, ed era basata sull'antisemitismo, sull'odio verso gli ebrei per il semplice fatto di essere ebrei, quindi verso tutti, verso i bambini, verso gli anziani, verso i lattanti, verso gli adulti. Ha toccato anche l'Italia con tempi specifici legati all'esperienza del fascismo. È nell'autunno del 1943 che Mussolini decide di implementare la deportazione verso l'assassinio degli ebrei anche del nostro paese, e aveva già iniziato nel 1938 con una legislazione antiebraica molto dura. Gli chiediamo poi un commento sui fatti di Venturina e lui risponde così. Contro l'antisemitismo e contro gli altri razzismi bisogna continuare ad agire, a educare, a riflettere, in modo particolare nelle scuole, all'interno delle famiglie, con attenzione particolare ai ragazzi che trovano su internet di tutto e di più, e bisogna che conoscano, studino, riflettano e si pongano dei perché, si pongano delle domande. Queste sono le armi migliori che abbiamo, non per reprimere il singolo atto di antisemitismo, ma per andare verso una società dove siano sempre minori gli atti di antisemitismo. Il presidente Mazzeo è collegato da Roma, rivolge, così come Faggiani, un saluto agli altri consiglieri. Proprio a Roma Mazzeo ha parlato anche con Liliana Segre. A Liliana Segre ho detto grazie, grazie perché attraverso le sue parole, attraverso il suo racconto, riesce ad arrivare a tante ragazze e a tanti ragazzi. Allora noi il compito, quello di essere amplificatori della memoria, perché quello che è accaduto non accada mai più. La seduta è presieduta dal vicepresidente Scaramelli e noi cominciamo con lui la serie dei commenti politici a questa celebrazione, senza dubbio segnata dalla notizia dell'aggressione qualche giorno prima ad un bambino ebreo nel parco di Venturina. Giovedì sera, proprio lì, nel luogo di queste offese razziste e antisemite, di questa violenza ingiustificabile, c'è stata una manifestazione pubblica a cui hanno aderito sindaci, amministratori e tanti consiglieri regionali. Quello che è successo è molto grave, l'abbiamo denunciato, abbiamo chiesto, qualora possibile, al Consiglio regionale di costituirsi anche parte civile, perché la Toscana è terra di diritti,
è terra di solidarietà, è terra di rispetto, e quanto successo da due ragazze di 15 anni al cospetto di un ragazzino di 12 anni chiede giustizia. Il concetto di giusto è un concetto importante, molti ebrei sono stati uccisi, deportati, e la memoria di un consiglio regionale che deve ricordare quanto è successo, è impossibile comprendere quello che è successo, ma è impossibile dimenticare, dobbiamo ricordare quanto avvenuto, questo che è il crimine più grande commesso dall'uomo, e credo che noi, la nostra terra, la Toscana, non possiamo far altro che denunciare quanto è successo, ma stare vicini al ragazzo, alla famiglia, far sentire loro stessi parte attiva della Toscana. La condivisione di valori e per i fatti del Livornese anche di condanna si registra in TV in questa trasmissione. Cominciamo dai consiglieri di centrodestra. È giusto evidenziare la cultura della memoria contro la cultura dell'odio. Quello che è successo a Campiglia Marittima deve trovare la condanna di tutta la politica, ma io direi di tutte le istituzioni, dei cittadini tutti, perché è inaccettabile quello che si è verificato, e dobbiamo evidentemente ancora lavorare tanto sui nostri giovani, sui ragazzi, ma anche sulle persone adulte, affinché si capisca fino in fondo il messaggio che vogliamo trasmettere, che deve essere comunque un messaggio di pace, di fratellanza e di vicinanza. E ricordare in questo giorno, ma non solo in questo giorno, anche tutto l'anno, quanto è successo anche in Toscana, sui nostri territori, in quel periodo che è un periodo nero per tutta la storia mondiale, direi. La giornata della memoria è uno dei momenti in cui siamo sostanzialmente sollecitati a ricordare. Però ci rendiamo anche conto, e lo vogliamo sottolineare con maggiore forza, come se non bastasse la cronaca, se non bastasse la storia contemporanea, c'è una necessità strettissima di cercare di portare il messaggio di questa giornata nell'attualità, nella quotidianità, fra tutti i conflitti e le guerre che sono in corso e che ancora sono basate, quando non sull'etnia, sulla classe sociale di appartenenza o sulla religione. C'è l'esigenza di capire sostanzialmente che cosa si è verificato in Europa, non soltanto durante e dopo la Shoah, nell'immediatezza della liberazione dei campi di sterminio, ma come fu possibile arrivare a quei momenti, capire come la comunità internazionale in quel momento si comportò e come ci stiamo comportando oggi di fronte a situazioni che sono sostanzialmente, se non alla pari, ma rischiano di essere sostanzialmente l'anticamera di stragi più silenziose. Adesso la parola a Irene Galletti, capogruppo del Movimento 5 Stelle. Ci si chiede ancora troppo spesso se sia ancora così indispensabile avere giorni come il giorno della memoria, in cui si ricorda un episodio, si ricordano una parte della nostra storia, una parte della storia europea con cui l'Europa stessa ancora oggi fatica a fare i conti. La risposta è nell'episodio che è accaduto nei giorni scorsi contro il bambino che è stato aggredito a Campiglia Marittima per le sue origini. Ecco, la risposta è quello, sì, è indispensabile. È indispensabile fare memoria di quella che è stata la nostra storia, conoscerla fino in fondo, perché non si ripetano più questi episodi. Dopo aver ascoltato la voce di Italia Viva, sentiamo quella del Partito Democratico. Tutto il gruppo ha aderito alla fiaccolata di Venturina. Ma quello che è accaduto conferma che è giusto ricordare il più grande dramma che ha colpito l'umanità, vale a dire la Shoah, l'Olocausto, per rinnovare il nostro impegno affinché quei fatti non accadano mai più. E non possiamo assolutamente dare per scontato che i razzismi, le discriminazioni, le violenze alimentate da sentimenti di odio e di indifferenza siano battuti. Anzi, come abbiamo visto, purtroppo sono sempre pronti a riemergere anche in una terra che è la terra dei diritti e della civiltà, che si chiama Toscana. Quello che è accaduto è sicuramente un episodio che va condannato. La nostra vicinanza, la nostra solidarietà alla famiglia. L'altra faccia, quella positiva della nostra storia toscana, è rappresentata dai giusti che riuscirono ad evitare le discriminazioni, le persecuzioni, la morte
di tanti ebrei alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Le loro storie le racconta in questo libro Alfredo De Girolamo. Il testo è stato presentato qui in Consiglio regionale. Noi toscani dobbiamo sempre sapere che ci sono stati in quegli anni bui, terribili, di tragedia, di genocidio, i più bui del Novecento, 150 toscani e tanti altri ancora che hanno deciso, che decisero allora di non voltare la faccia dall'altra parte e di mettere a disposizione loro stessi per salvare la vita di altri. Fossero stati ebrei o altro, secondo me era poco indifferente, perché quando dentro si sente e si ha un valore come questo, ieri può aiutare qualcuno, domani può aiutare qualche altro. E nello stesso tempo decidere di vivere in un paese dove ci sia la democrazia e dove ci sia il rispetto degli altri. La storia tra le tante che l'ha colpita di più qual è stata? Ma sicuramente quella di Gino Bartali è una grande storia, molto spesso riproposta, perché era un campione già allora e poi lo sarà anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, che poteva anche tranquillamente voltare la faccia dall'altra parte. Invece non l'ha fatto e fu insieme ad Elia della Costa, al Cardinale di Firenze, furono diciamo i massimi artefici di quella grandissima rete di solidarietà che vide cattolici, mondo del clero, ma anche tantissimi cittadini comuni decidere di mettersi a disposizione per aiutare gli altri. Alla presentazione interviene tutto l'ufficio di presidenza, ne approfondiremo i contenuti nella prossima puntata tra una settimana. In questi giorni nella sala Expo di Palazzo del Pegaso c'è anche la mostra Campioni nella memoria, storie di atleti deportati nei campi di concentramento. Gli sportivi che vengono ricordati sono di tante nazioni e di tante discipline, per esempio il calciatore empolese Carlo Castellani o il marciatore Shaul Ladani o ancora William Grover Williams, pilota, agente segreto britannico in realtà. Bande musicali, cori, attività e iniziative dei giovani, il Consiglio regionale all'unanimità ha recepito le indicazioni dell'ufficio di presidenza e ha votato sì a un pacchetto di misure che nel complesso vale 2 milioni. Soddisfatta la Presidente della Commissione Cultura. Vuol dire che si riconosce il valore della cultura da un lato come distretto produttivo importante, settore economico importante nel nostro territorio, penso ai progetti su Dante che abbiamo finanziato, alle attività dei giovani artisti, ai ristori in campo culturale che abbiamo finanziato, e dall'altro anche che la cultura è uno dei fattori di aggregazione dove si costruisce il capitale di cittadinanza a cui tutte le forze politiche trasversalmente sono interessate, ed è un segno di buona salute della democrazia nella nostra regione. Tutti i dettagli e altri commenti politici chiaramente favorevoli a queste iniziative li proporremo nella prossima puntata di Regionando. Parleremo meglio anche di due istanze importanti che riguardano le aree interne e periferiche della regione. Una per recuperare il patrimonio edilizio abbandonato, l'altra, che suscita qualche discussione in più, chiede alla Giunta di adoperarsi per prevenire i blackout elettrici nelle aree montane. In che modo? Autorizzando i gestori della rete a interventi tecnici più veloci ed efficienti. Il riferimento da scongiurare è quello ai terribili blackout dell'anno scorso. Ma c'è un altro tema che in realtà egemonizza la discussione. La seduta ordinaria, quella del pomeriggio del Consiglio regionale, si incentra soprattutto sulla questione delle terme di Montecatini, perché in questi giorni si è saputo che c'è un'istanza di fallimento, perché la corsa delle istituzioni locali è a cercare di ottenere almeno il concordato, perché ci sono proposte in campo per salvare un grande patrimonio, anche culturale, non solo economico e turistico, della nostra regione. Necessario mettere in campo una procedura che consenta di salvaguardare il patrimonio, e quindi andiamo verso il concordato. Io ho ribadito quanto detto al momento dell'approvazione del DEF, cioè gli obiettivi sono quelli di salvaguardare l'occupazione, dare continuità a servizi, valorizzare il patrimonio e soprattutto garantire la fruibilità pubblica del tettuccio e di quel nucleo identitario forte che costituisce anche l'agorà della città stessa. Questo lo si fa a questo punto nell'ambito di una procedura
cultura, e siccome sono intervenuti anche interessi vari, come quello la disponibilità della Fondazione Caripit a acquistare un immobile e la disponibilità dei ministeri a lavorare insieme ai soci per garantire il salvataggio della società, vorrei che questi obiettivi venissero conseguiti attraverso un lavoro comune. Ma il centrodestra presenta un documento congiunto e chiede una decisa accelerazione alla Giunta. Per avviare un concordato però occorrono delle basi solide. Per questo motivo noi chiediamo alla Giunta, come promesso anche dal Presidente Gianni in campagna elettorale, che acquistino il Tettuccio, uno stabilimento di valore storico-architettonico indicibile, che è giusto che rimanga in mani pubbliche. Questo perché? Perché la Giunta regionale ha acquistato tantissimo, a partire dall'ex Maier e altre strutture, e a noi ci sembra che l'acquisto del Tettuccio sia, diciamo, doveroso da parte della Regione Toscana, ma non solo per salvaguardare la città di Montecatini in generale, anche perché siamo entrati a luglio scorso a far parte dell'UNESCO, come ha detto il Presidente Gianni, l'ottava perla della Toscana. Sicuramente l'intervento pubblico in queste condizioni appare fondamentale, ma noi siamo sempre stati aperti, con grande cautela, ma aperti anche all'intervento possibile di soggetti privati. Il problema qual è? C'è stato un bando per la vendita, anzi due bandi per la vendita del patrimonio sono andati, diciamo, non benissimo. C'è stato un bando per la vendita del capitale sociale che non è andato bene. Evidentemente la strada non è chiusa, ma è ovvio che ormai, viste le scadenze, vista la situazione economico-finanziaria della società, la Regione non può venir meno alla sua responsabilità. Anche il Movimento 5 Stelle ha toni critici verso la gestione della questione da parte della Giunta. Se ne fa interprete la consigliera Nofri. Noi pensavamo, nel frattempo, da quando c'è stata l'audizione in Commissione Controllo dell'assessore Cioffo, si fosse mosso anche sui tavoli governativi. Invece oggi nella relazione dell'assessore non c'è assolutamente traccia di un interessamento, di un contatto con il governo, e questo è chiaro che non può essere un problema risolto soltanto dalla Regione Toscana. Abbiamo presentato un atto, una proposta di risoluzione per dare delle idee, perché è ovvio che il mondo è cambiato in seguito al Covid, ma era già in atto un cambiamento già da prima. Le terme, come erano state pensate nel dopoguerra, non sono più attuali, quindi va pensato a un nuovo sviluppo economico dell'attività termale, non soltanto per Montecatini. La maggioranza però fa fronte comune. La Regione Toscana deve essere il contenitore, può gestire la parte immobiliare fin quando è in grado di poterlo fare, sicuramente non può più essere un soggetto gestore. Alcuni processi in questa direzione sono andati anche bene in questi anni, rispetto anche ai vincoli che la Corte dei Conti ha posto ai bilanci regionali. Basta per dare quello che è successo a Chianciano. Su Montecatini la problematica è maggiore, c'è una mole anche di indebitamento notevole. È evidente che ogni passaggio e ogni valutazione va fatta con accurata delicatezza, ed è corretto che l'assessore abbia riferito al Consiglio della fotografia dalla quale appunto la Regione dovrà assumere le proprie decisioni. E la stessa Fratoni alla fine respinge le richieste di Lega e Fratelli d'Italia, criticando anche quello che viene detto dal Movimento 5 Stelle. Io, figuriamoci, non ho mai negato che il Tettuccio debba essere di proprietà pubblica, ma credo che in questa fase ci possano essere più soluzioni nelle quali la Regione darà il suo contributo, ma altrettanto farà il Comune, altrettanto farà la Fondazione Caripit e altrettanto potranno fare altri ministeri interessati. Per quanto riguarda invece il Movimento 5 Stelle, che chiede un tavolo al Mise, io credo che i tavoli al Mise si fanno di fronte a società in crisi, ma i cui proprietari sono privati. Qui siamo di fronte a soci pubblici che hanno un rapporto di collaborazione con il governo, e quindi i canali sono assolutamente tutti aperti e percorsi peraltro dal Presidente e dall'Assessore. Tre consiglieri regionali, Mazzeo, Gianni e Landi, sono stati impegnati a Roma per l'elezione del Presidente della Repubblica. Li abbiamo sentiti molte volte in questi giorni, e anche dopo il voto del giovedì abbiamo chiesto a Mazzeo, PD, e Landi, Lega, di dirci perché è davvero così importante che ogni singolo territorio d'Italia sia qui rappresentato. Ma è importantissimo. Noi passiamo la maggior parte del nostro tempo all'interno del transatlantico, nelle riunioni. Parliamo tanto con gli altri governatori, presidenti dei consigli regionali, rappresentanti delle forze di maggioranza e di minoranza dei consigli regionali. È evidente che il sentire comune di tutti noi, forse per la vicinanza che abbiamo ai nostri territori,
è quello di trovare una soluzione che sia unitaria, non di parte. Non servono Conte, non servono domani. Noi dobbiamo trovare una soluzione per i cittadini. Guardate, non è, cioè, quello che conta è quello che riusciamo a dare ai cittadini, non quello che può ritornare più utile a una forza politica piuttosto che a un'altra. Credo che sia un segnale molto, molto importante dare a tutti i territori come le isole minori d'Italia, che io qui rappresento, ma chiaramente rappresento poi tutta la Toscana, è un segnale molto importante esserci e anche farsi vedere, perché insomma lo racconto qui, ma quando io incontro i parlamentari che magari ancora non conosco, anche gli altri partiti o anche i livelli istituzionali di governo, e ti presenti come Elbano, insomma è una novità assoluta, e quindi credo che abbia anche la sua rilevanza esserci. Tutte le notizie aggiornate sulla politica regionale e anche naturalmente sul Presidente della Repubblica sono in diretta ogni giorno nei TG e negli speciali di Telegram Ducato. Noi invece con Regionando ci ritroviamo venerdì prossimo, 4 febbraio alle 21:15.